Come vi sentivate in quell'epoca? Recitare l'epoca è sempre molto bello perché è bello per una donna soprattutto, i costumi, le acconciature, i gioielli, quindi è sempre un'emozione particolare. In quel caso c'era una cosa in più, perché il personaggio era un personaggio storico e un personaggio storico molto importante per l'unità del nostro paese e per il tipo di messaggio e di filosofia che aveva come intellettuale e come donna. Se avevate la possibilità di dire qualcosa alle persone dell'epoca, da quello che sapete oggi, cosa le avreste detto? La prima cosa che mi viene in mente è che sarebbero rimasti delusi, però forse è giusto anche, perché non si può rimanere delusi se non si crede in qualcosa, quindi è giusto ed è bello anche credere e lottare per qualcosa e quindi di conseguenza poi rimanere delusi perché è inevitabile. Per lei mettervi in quest'epoca vi ha dato qualcosa allo sviluppo della vostra personalità? Il film è stato scritto per i personaggi storici utilizzando prevalentemente parole tratte dagli scritti dei personaggi, quindi erano parole vere, dette da Mazzini, Cristina Di Belgioioso. Quindi diciamo che non era solo dare vita a delle cose che erano parole di persone di un secolo prima, di 150 anni prima, era anche in qualche modo ritrovare quell'emozione e parlare una lingua che per noi non è più la stessa, è difficile, e dare vita a una lingua che è molto complicata, perché l'italiano dell'Ottocento non è l'italiano del 2000. Essere donna era diverso in quell'epoca. Era più difficile essere donna a quell'epoca o adesso? Il mio personaggio era una donna molto particolare, perché era ribelle, si era sposata con un uomo che non era quello che voleva la famiglia e a quell'epoca era già tanto. Aveva delle idee molto avanti e non era una donna convenzionale, una donna morta vestita da uomo e con il fucile in mano, quindi era già un tipo di donna particolare. Ma io credo che purtroppo da tanto tempo essere donna sia difficile in qualunque epoca, purtroppo. В любом случае это была необычная женщина. Она умерла в мужском костюме с ружьем в руке. И как бы в любом случае быть женщиной это тяжело. В какой эпохе бы это не было, это тяжело. Как видите, если вы помните, вы отдали свои деньги. И что может быть она дала вам? Che particolare del suo carattere ha dato all'eroina e non eroina e quali sentite che ha dato il personaggio a voi? Ho cercato di dare una certa irruenza che è mia, che è un modo un po' istintivo di agire, che è lo stesso, la passionalità che è la mia. Ho preso una visione delle cose che non conoscevo, cioè una capacità di vedere le cose intere e non soltanto i particolari. I costumi dell'epoca erano difficili da vestirsi? È stata una rielaborazione dei costumi dell'epoca. Volontariamente il regista e la costumista hanno scelto di non fare per il mio personaggio un adattamento storico corrispondente all'epoca, cioè non avevo le sottogonne, non avevo i cuscini, proprio perché il personaggio era diverso, era ribelle, era più, per cui dovevo muovermi con più libertà, dovevo avere un po' più di morbidezza rispetto alla rigidità magari dell'epoca. È difficile comunque prendere per una donna il fucile in mano, no? Capisce il suo eroe, il suo protagonista in questo senso, certamente. Sì. Se fosse, ma perché una donna è madre,
quindi credo che nel momento in cui sente che non c'è futuro nella sua terra, è capace di prendere in mano anche il fucile. Женщина в первую очередь это женщина и как мать, и поэтому, конечно, когда она видит, что на ее земле творятся бесчинства, то она может способна взять ружье в руки. Io sono cresciuta con le fiabe russe. Sì. Amo molto questo. Она выросла на русских сказках, и ей очень нравится.